Bentornati a EQTV Racconta. Anche oggi continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Possiamo cominciare. L'orgoglio di una scuderia. A 7 anni ha vinto la sua prima corsa di gruppo 1, regalando alla scuderia Casillo la forza di ripartire dopo un periodo decisamente non favorevole, semplicemente a Achela Palferm. Abbiamo scelto di iniziare con Gennaro e Emanuele per parlare di Achela Palferm. Achela Palferm, che è qua alla nostra destra con il suo uomo, con Bledi. Abbiamo scelto di fare proprio uno speciale su Achela perché è una cavalla, Gennaro, che ti ha regalato veramente grandissime soddisfazioni. L'abbiamo vista nella recente vittoria che è stato il Gran Premio Valentinia, vinto per la terza volta consecutiva, ma è una cavalla che come scende in pista ti regala emozioni. Sì, è una cavalla che quando corre ti dà l'anima, sei sempre sicuro che qualcosa fa, cioè non è una cavalla che vai a correre con dei rischi, diciamo. Hai sempre il fiato sospeso quando vai in corsa, specialmente nei Gran Premi, ma con lei ti puoi fidare perché lei, anche se non è al 100%, ti dà l'anima, quindi è una buonissima cavalla. Una cavalla che è in scuderia da te dal 2020, per cui tu l'hai presa che era già matura, diciamo. Ricordiamo che Achela ha 7 anni. È una cavalla che sta dando il meglio proprio in tarda età, mettiamola così. Sì, è stata rispettata tantissimo, non l'ha fatta tutte, ha corso sempre mirata, ha corso poco. È partita piano, faceva centralini, qualcuno li vinceva, qualcuno no, e poi piano piano è maturata sempre di più. Aveva delle belle toti, che era la serietà e la punta di velocità. Abbiamo lavorato sul fondo e sul fisico per potenziarla, perché aveva tanta velocità ma non aveva una grande durata, diciamo, non aveva abbastanza fondo per fare le corse importanti. L'abbiamo lavorata nel pesante, abbiamo lavorato molto nel sabbione, abbiamo lavorato molto sul fisico e la cavalla è venuta sempre più avanti. La punta di velocità l'ha sempre avuto e ce l'ha, e gli mancava solo mettere, perché era sempre abbastanza magra, non faceva mai fisico, e col passaggio di età e col tempo l'abbiamo migliorata in tutto, diciamo. Gennaro, ti abbiamo visto a Cesena, insomma, nella vittoria nel campionato europeo, che probabilmente è stata la vittoria più importante di Achela Palferm, una prova di gruppo 1, due prove, cioè la prima prova vinta e poi la finale in questo race off che è sempre emozionante. Ti abbiamo visto emozionato in premiazione, ti abbiamo visto commosso e ti abbiamo visto dire: questa è la vittoria di una vita. Perché? Perché non sta andando benissimo in scuderia. È stato bello sentirti anche mettere in discussione un lavoro. Mettere in discussione, era un dato di fatto, la scuderia era un po' a freccia in giù, era un periodo bruttissimo, avevamo dei problemi di rendimento voluti all'annata precedente, voluto, insomma. Anche il cambio di piste, di strutture. Abbiamo, no? Fatto le piste nuove, c'è stato parecchi cambiamenti, i cavalli erano un momento che erano a freccia in giù. E quella vittoria è stata una bellissima vittoria, perché in quel momento ci voleva. E poi di là siamo ripartiti. Il bello è quello, che da quella vittoria là poi abbiamo preso forza e diciamo ora abbiamo dei bei risultati. Che Emanuele non vuole assolutamente che nessun altro salga su di lei, è la tua cavalla. Sì, è da quando la cavalla non era quella che è oggi che mi sono affezionato a questa cavalla qui. Poi piano piano, fortunatamente, la cavalla ci ha assecondato e ci ha portato a quello che poi ha fatto vedere. Però c'è un feeling particolare, diciamo che quando va a far prove il 90% delle volte la faccio io, insomma. Anche il 99%, perché no. tu rimani. Vabbè. Allora, Emanuele, tu conosci la sua storia, penso che tu ricordi ogni giorno di Achela Palferm, la vittoria più bella sicuramente il campionato europeo di Cesena, ma sì, quel record nel Basilio Mattii, la prima corsa di gruppo che Achela ha vinto, ha ancora un sapore particolare, 10-3 di record, che sì, è ancora il suo. E penso sia il record della pista, anche che non sia stato levato. Lì abbiamo capito di avere qualcosa, di avere in mano una cavalla diversa, differente,
E poi c'è stata un'escalation, insomma, la cavalla ha portato a casa 8 Gran Premi, piazzata tante volte in gruppo 3, gruppo 1, quindi che cosa puoi aggiungere? Noi abbiamo deciso di far parlare Akela attraverso i suoi uomini, non potevamo che non venire da Bledi, che è il suo artiere. Bledi. La cavalla è una cavalla bellissima, sempre ha dato quelle che noi ci credevamo, è sempre bella comunque, una cavalla fantastica. Com'è in box? Raccontaci Akela in box. In box è... può divertirsi anche un bambino con lei, perché è una cavalla che sa dare di tutti. È una cavalla buona in box, buonissima, fa buonissima, buonissima. A volte viene anche la mia bimba e sta la passeggia, è una cavalla fantastica, di tutti i modi. Raccontiamo al nostro pubblico, Bledi, io spesso parlo degli artieri, perché gli artieri sono coloro che accompagnano i cavalli, ma coloro che li seguono, li curano e stanno, li vivono a 360 gradi. Sì. E quindi tu di Akela conosci tutto? Tutto, tutto di quelle da fare, si conosce di tutto, perché lei, noi siamo, si fa tutte le cure che noi, ci segue Gennaro Casillo e noi facciamo tutte quelle da fare. Però è una cavalla che non ha mai avuto tante cose da fare, è una cavalla semplicissima, che di carattere, di camminate sue, non aveva tante bisogno, però una cavalla fantastica di tutto. Dietro alla bella vittoria, alla grande vittoria di Akela Palferma e di tanti cavalli della scuderia di Gennaro, c'è una programmazione fatta ad hoc, studiata e che parte da lontano. E proprio ad averne cura è il nostro Stefano. Raccontaci qual è il tuo lavoro, Stefano. Allora, parliamo in generale, perché Akela fa parte di quei cavalli da Gran Premio, quindi la programmazione è abbastanza obbligata, quindi ci sono delle tappe da rispettare, uno può scegliere più o meno, ma si parla di poche corse a disposizione. Entriamo subito nel vivo, qual è il programma di Akela? Perché l'abbiamo vista vincere l'ultimo GP Valentinia, il terzo a seguire, ma insomma il 2023 non è finito, e per Akela? No, tra l'altro la corsa del Valentinia è, diciamo, stata propedeuca per l'impegno successivo, che è il 12 di novembre a Montegiorgio, quando ci sarà il Palio dei Comuni, e questo è il prossimo impegno della cavalla. Successivamente il 10 di dicembre ci sono le Royal Mares a Napoli, e questo dovrebbe essere l'impegno successivo, fermo restando che facciamo una tappa per volta, perché alla fine, insomma, bisogna anche che è il cavallo che ci dice quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo pensato a questo, poi dopo facciamo una cosa per volta. La cavalla, vista, è stata, diciamo, centellinata nei suoi impegni proprio per arrivare ogni volta al 100%. Perché se c'è un allenatore, se c'è un programmatore, poi in pista ce la porta lui. Antonio, ben arrivato. Buongiorno a tutti. La prima prova di gruppo che Akela Palferma ha vinto è stata il Basilio Mattì a Montegiorgio, e lo ha fatto a suon di record, e lo ha fatto con te, caro Antonio. Una cavalla che hai portato e che porti in pista sempre al top, e con il quale sembra, dalle telecamere e dalla corsa, tu abbia una confidenza particolare, vero? Sì, diciamo che al top in pista la porta Gennaro con il suo team. Mi dà sempre una cavalla abbastanza preparata e la cavalla fa sempre il suo. Hai delle mani delicatissime, Antonio, e Akela... allora, io voglio prendere ad esempio il campionato europeo. Due prove di Akela Palferma, una nella quale ti sei completamente disinteressato perché sapevi che non era quella giusta. Sì, la prima prova si partiva con uno scomodo numero 12, quindi si è optato per la seconda, dove la cavalla c'aveva il numero 1, e ci abbiamo giocato tutto nella seconda prova. Nella prima prova tu sei sopra e sai che comunque è una corsa dove non vuoi chiederle niente. Come la prepari la cavalla? Perché comunque i cavalli, quando entrano in corsa e in pista, lo sentono l'agonismo, no? Vanno carichi, per cui la gestione forse è stata più difficile. Ma guarda, ti devo dire la verità, alla prima prova la cavalla mi ha fatto una buonissima impressione,
Dopodiché sono sceso, sono entrato dalla pista e gli ho detto subito a Casillo che c'aveva molta fiducia per la seconda prova. In effetti non mi sono sbagliato perché la cavalla ha dimostrato quello che mi ha fatto vedere alla prima prova. La vittoria più... Rachela? Ma guarda, diciamo di sì perché veramente gli mancava una prova di gruppo 1. Una cavalla che da diversi anni, che battaglia ad alti livelli, quindi veramente se lo merita. È stata una serata particolare, abbiamo visto Gennaro Casillo commosso dopo un periodo che tu hai vissuto, Antonio, perché chiaramente sei il driver di scuderia, per cui hai vissuto con lui e con tutto il team un periodo non troppo illuminato, mettiamola così. Lui commosso, te sorridente che hai fatto il bagno a tutti sul palco con lo champagne e la tua bellissima serata d'arrivo verso il pubblico, è come se si fosse allontanato il demone del periodo no. Ma sai, io ti dico la verità, sono uno che quando le cose vanno male non sto tanto a preoccuparmi perché so che sono dei periodi, perché prima o poi passano, no? Ma guarda, è una cavalla... I cavalli buoni sono troppo facili. Sanno far tutto? Quando sono buoni, sono buoni. Cioè, lei è una cavalla che si adatta un po' a tutti gli schemi, una cavalla veloce, una cavalla che sa partire forte, se hai bisogno di correre di rimessa, corre di rimessa, se c'è bisogno di correre davanti, corre davanti. Lei sa fare un po' tutto. E sa anche quando è il momento del cambio di marcia, Antonio. Come fa? Ci racconti come fai a dire a un cavallo, a fargli sentire che è il momento di andare? No, ma non ce lo racconti. Nel momento di andare te lo dice lei, perché tu te ne accorgi, sai, quando ci stai sopra lo senti, è come guidare la macchina, no? Quando c'è il momento di pigiare... Sono loro che lo dicono a te. Cioè, lo senti e quindi pigi sull'acceleratore e vanno da sé. Nella clinica del cavallo atleta alle porte di Roma, da 10 anni tre veterinari si prendono cura dei cavalli, ricorrendo anche al bisturi e avvalendosi di macchinari di ultima generazione. Un hospital dotato anche di un'ambulanza equina. Andiamo a vedere il servizio di Matteo Recanatesi. Euforia a 23 anni, un passato di salti e un presente di acciacchi. Fifi è di poco più giovane e oggi è ricoverata per un controllo di routine all'addome. Sono due pazienti di Equivet Hospital, la clinica alle porte di Roma che in 10 anni, da quando è nata, ha curato oltre 4.000 cavalli. Un polo sanitario d'eccellenza per i servizi diagnostici che offre e per la forza di una squadra preparata e appassionata. A cominciare dai tre titolari, soci instancabili che ci guidano nel loro piccolo grande universo. È una cavalla anziana con una proprietaria molto attaccata a lei e ci tiene tantissimo. Soffre di coliche ricorrenti, cioè ogni periodo, ogni tanto va in colica e quindi è venuta qui per fare degli accertamenti, fare una diagnostica. La cavalla ha fatto ecografie addominali, ecografie toraciche, ha fatto analisi del sangue, radiografie al torace e all'addome e oggi dovrebbe fare la gastroscopia. Quindi insomma è seguita a 360 gradi. Ecco, dunque stiamo parlando proprio delle attività che si svolgono in questa clinica. Una clinica molto attrezzata, abbiamo prima fatto un giro insieme a Carlo, ci ha fatto vedere ad esempio la sala della TAC, la sala operatoria. Quali sono le apparecchiature all'avanguardia che ci sono in questa clinica? Diciamo, noi come fiore all'occhiello noi abbiamo la TAC, quindi ci vantiamo di essere l'unica clinica in Italia che ha una TAC per cavalli che può fare sia le TAC alla testa e al collo in standing, cioè in sedazione, non in anestesia generale, e dall'altra parte invece possiamo fare la TAC a tutti gli arti e tutto il collo in anestesia generale.
quindi abbiamo queste due possibilità. È l'unica possibilità che si ha in Italia di fare questa diagnostica. Ci è molto utile, soprattutto spesso nelle fratture. Noi facciamo una prima scansione nella TAC, quindi vediamo la frattura com'è nel suo insieme, in una proprio 3D, in immagini tridimensionali, vediamo quindi realmente i pezzetti di osso come si sono messi, e subito dopo, continuando l'anestesia, andiamo sul letto operatorio e continuiamo a fare l'intervento di osteosintesi, e quindi siamo aiutati tantissimo da questa ricostruzione 3D della frattura. I cavalli che entrano nella nostra clinica, diciamo, il 50% sono clinica medica, quindi patologie non chirurgiche, quindi coliche, malassorbimenti, dimagrimenti cronici, anche tossi, insomma problemi polmonari, eccetera. E l'altro 50% invece hanno bisogno di interventi chirurgici. Gli interventi chirurgici che facciamo sono più o meno, diciamo, quasi tutti, gran parte sono interventi di urgenza, interventi di colica, interventi di osteosintesi nel caso di fratture degli arti, e poi magari ci sono invece degli interventi di ortopedia o dei tessuti molli che sono invece di routine, che quindi sono programmati. Cavalli che arrivano qui in un momento di urgenza, e solitamente è del weekend, di notte, come non c'è niente da fare. È la legge di Murphy, bravissimo, per cui viene qui, facciamo la visita, e gli esami del sangue, l'ecografia addominale, eventualmente una gastroscopia, e si mette sotto terapia. Si valuta se poi deve essere un problema da affrontare per via chirurgica. In soggetti invece che non hanno delle piccole coliche ricorrenti, per cui non hanno poi necessità di un ricovero in clinica, ma tutto ciò accade in scuderia, vengono poi portati in clinica nel momento in cui non stanno male. Per cui, per esempio, oggi sono arrivati due cavalli, uno dalla Toscana e uno da qui vicino, per fare proprio questo check-up addome. Quando arrivano vengono pesati, visitati, viene raccolta tutta la storia di questo cavallo, per cui con chi vive, cosa mangia, se sono state somministrate delle terapie, quanta acqua beve, se sono stati fatti i pareggi della tavola dentaria. A quel punto, poi, dopo tutto ciò, avvengono gli esami collaterali. Da lì, step per step, si va avanti fino a capire effettivamente qual è la problematica del cavallo, e solitamente oltre la terapia c'è una forte correzione della dieta, perché spesso le problematiche le induciamo proprio noi, dandogli magari degli alimenti non adatti. Adesso siamo proprio veramente nello stomaco con le telecamere. Questo che vedete qui, per esempio, è un gasterofilo, una larva di mosca che alloggia qui nello stomaco, e ovviamente non ci dovrebbe essere. Questa è una e questa è un altro qui giù. Ora proviamo ad avvicinarci. Nello stomaco, la parete dello stomaco presenta un po' di iperkeratosi, questo ci indica che ha uno stato di gastrite, e ora l'aria avanzerà, e questo che voi vedete è appunto l'endoscopio, quindi quello lì è l'esofago da dove siamo entrati, e questo è il fondo dello stomaco dove è rimasto rimasuglio di alimento, che è assolutamente normale. Abbiamo trovato dei calcoli nel fegato, e un fegato aumentato di volume, e l'intestino non è proprio nella posizione corretta come dovrebbe stare. I cavalli soffrono di dislocazione, cioè di malposizionamenti dell'intestino cronici, magari dovuti anche a delle aderenze. E abbiamo fatto anche le radiografie all'addome per vedere se avesse della terra o della sabbia. Abbiamo scoperto che Agata è stata, non si sa quando, le hanno sparato, perché presenta tutti i pallini sotto cute, che sì, chissà quando, con la proprietaria ne abbiamo parlato, ma non sappiamo quando possa essere accaduto. A volte purtroppo lo troviamo nei cavalli che vivono in paddock, succede anche questo. Prossimi passi per Agata adesso per lei è tornare in box, e deve iniziare la terapia che adesso le prescriveremo, sia alimentare che chiaramente farmacologica.
Abbiamo una sala visite e un'area esterna dove possiamo fare trottare, girare alla corda il cavallo e valutare e fare tutte le indagini necessarie per il caso. Nella sala visita invece effettuiamo esami radiografici, ecografici, una volta individuato il problema. La visita neurologica viene fatta per esempio nel cavallo giovane come i puledri per alcune sindrome, la sindrome Vobler, che è una patologia delle vertebre cervicali e in base al grado di gravità può portare a grossi problemi locomotori del treno posteriore del cavallo. Un altro servizio che offriamo ai nostri pazienti e clienti, l'ambulanza ha un doppio utilizzo, viene utilizzata in questi casi di emergenza quando il cavallo non può essere trasportato da un normale van, sì. Oppure nelle gare di salto ostacoli completo dove deve esserci un'ambulanza presente perché in caso di emergenza può essere trasportato il cavallo dal regolamento, in sicurezza. All'interno dell'ambulanza ci sono diversi accessori, chiamiamoli così. C'è questa grande barella che viene utilizzata per far entrare i cavalli che non possono entrare con le proprie gambe, quindi i cavalli che sono a terra. Questi cavalli poi vengono, una volta stanno nell'ambulanza, viene messo un copri testa, un caschetto, vengono messe delle fasce alle gambe proprio per proteggerli e fare un viaggio in sicurezza. Sulla barella quante di solito persone servono per trasportare? Ma bastano pochissime persone perché utilizziamo il vericello per tirare dentro la barella. Vengono addormentati i cavalli, quindi fanno il viaggio in anestesia perché sulla barella. Poi vediamo dei teli. Questi sono dei teli che si aprono e circondano il cavallo, lasciando un grande e ampio spazio di manovra a tutti gli operatori. Bene, vediamo una bombola dell'ossigeno. Una bombola dell'ossigeno, una cassetta di primo soccorso. Il veterinario dell'ambulanza utilizza sempre un copri giacca per farsi riconoscere, quindi è sempre molto visibile. Il cavallo entra da quella porta lì, sì, dalla parte posteriore dell'ambulanza, sì. E poi viene trasportato in clinica. L'ambulanza ha un bel impegno soprattutto nei concorsi ippici e nel completo. Per i casi d'urgenza, diciamo per fortuna meno. Intanto vi abbiamo mostrato le attività di Equivet, una realtà che ovviamente affianca il mondo del cavallo, non ci sono soltanto corse e aspetti piacevoli della vita di un cavallo, qualche volta anche loro come noi finiscono in ospedale, in questa clinica, è una delle zone in cui loro vengono curati per le varie patologie che presentano. Come abbiamo visto ci sono attrezzature e strutture all'avanguardia per curare questi cavalli. Complessivamente su quale spazio siamo qui, dottore? Come penso quasi un ettaro. Quasi un ettaro riservato, sì, alla cura, sì, del cavallo. Sì. Conoscere e comprendere i cavalli per aiutare se stessi nella società, un'importante iniziativa che nasce dal gruppo ContShip, un'azienda che si occupa di logistica e che ha visto nei cavalli e nella loro leadership l'esempio da portare all'interno della loro realtà. Ce ne parla Sara Giavarini. Cari amici di EcoTV, oggi ci troviamo a Reggio Emilia, nel bellissimo centro di Raboni Performance Horses, perché tra poco qua accadrà qualcosa di molto particolare, sempre in compagnia dei nostri amici cavalli. Siamo infatti in attesa dell'inizio di un team building organizzato per un gruppo di 50 dirigenti di ContShip Italia, un'azienda che si occupa della logistica portuale. Vi starete chiedendo qual è il nesso tra un'azienda operante in quel settore e il mondo di cavalli. Ebbene, hanno deciso quest'anno di veicolare la metafora della leadership gentile attraverso un lavoro etologico con il cavallo.
Una delle attività del gruppo sarà svolta da terra, seguendo la base dei principi dell'etologia, e lo faranno ovviamente in compagnia di un grande professionista, Franco Giani. Ciao, molto piacere. Ciao a tutti, piacere mio. Allora, raccontaci un pochino, la tua, diciamo, educazione verso il cavallo parte secondo i principi della Doma Parelli. In che cosa consiste? Sì, consiste praticamente nell'osservazione dei cavalli allo stato brado, o quantomeno nasce dall'osservazione dei cavalli allo stato brado, dove ci sono queste dinamiche di branco, proprio perché i cavalli sono animali di branco e si viene a stabilire tutto in ordine gerarchico, dal primo fino all'ultimo del rango. Dietro a questi aspetti, diciamo, etologici, nasce questa scuola dove le persone imparano a comunicare con i cavalli imparando il linguaggio però dei cavalli. E secondo te può essere utile a questo gruppo di dirigenti in questa importante azienda lavorare con il cavallo per veicolare appunto un tipo di messaggio? Beh, sicuramente può essere molto utile, perché qui stiamo parlando proprio della natura, di quelle che sono le leggi della natura. I cavalli, essendo animali di branco, hanno uno spiccato uso del linguaggio del corpo, della leadership, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti riconducibili a quello che può essere il lavoro all'interno di un'azienda, dove ci sono dei personaggi di spicco che hanno bisogno di avere una leadership sui loro dipendenti proprio per avere credibilità. Quindi chi meglio dei cavalli, che sono, diciamo, la parte più bella della natura nella sua forma migliore, possiamo definirlo. E quali sono gli esercizi che farai fare a queste persone? Questi esercizi sono chiamati giochi, non tanto per il discorso di andare a giocare, ma il termine gioco è più legato all'atteggiamento che dobbiamo avere noi nel momento che ci si pone con i cavalli, ok? L'idea è quella proprio di lavorare su noi stessi e giocare con il nostro cavallo, quindi lavorare su noi stessi per avere più principi per poi essere più efficaci. Siamo qua con Luca Trevisan, direttore risorse umane di Conship Italia, nonché mente di questo team building. Ora, io sono doppiamente felice di essere qua con te oggi, Luca, perché questa idea è nata un po' insieme una sera davanti a un drink e abbiamo messo questo piccolo semino a questa idea. Come hai deciso poi, in effetti, di metterla in campo sul serio? È una cosa abbastanza semplice, in realtà. Adesso, mente è una parola un po' grossa, diciamo che è il mio mestiere, faccio direttore di risorse umane, quindi devo organizzare queste cose e mi fa molto piacere farlo. Ho messo in pratica quell'idea perché è vincente, perché in questo modo io ho la possibilità di, noi abbiamo la possibilità di entrare in contatto con un ambiente magnifico, che è quello del nobilissimo cavallo, ma soprattutto abbiamo modo di imparare dal modo di gestire i cavalli, che qui si gestiscono in maniera strepitosa, alcuni passaggi psicologici che ci servono per gestire l'azienda e le persone dell'azienda. Quindi, da un'idea passare alla realizzazione dell'idea è stato relativamente semplice, perché l'idea era bella. Voglio tenere coperto il momento e l'oggetto del team building per un motivo molto facile: portare le persone fuori dalla loro zona di comfort. Questa mattina ho visto reazioni tendenzialmente tutte molto belle, tutte molto positive. Cioè, Sara, ho visto persone entusiaste del posto in cui erano, persone entusiaste di guardare questi magnifici animali. E poi ho visto persone consapevoli del perché siamo qui, cioè del fatto che non siamo qui soltanto perché questi animali sono belli e perché è bello stare con loro, ma perché dobbiamo ragionare su quella che noi chiamiamo
la leadership persuasiva, quindi nel persuadere le persone a lavorare in un certo modo invece che costringerle. E quale miglior esempio quello di come voi trattate questi strepitosi animali, persuadendoli a fare le cose, mai costringendoli. A questo punto io direi, Luca, andiamo a vedere come se la cavano? Assolutamente sì. Allora andiamo. Eccoci in compagnia di Vittorio Raboni, proprietario di questo meraviglioso centro ippico che oggi sta ospitando la Concip Italia. Qua accadrà una delle attività sì. Del gruppo. Che cosa farai qui? Oggi abbiamo pensato a un'attività dove coinvolgiamo i nostri ospiti in una tipica mansione di un allevamento come il nostro, che è quella di spostare i puledri da un paddock a un altro. Muovere dei cavalli in libertà significa anche conoscere le dinamiche di come un cavallo pensa in questa fase della sua età, cioè un anno e mezzo di vita, dove ancora non è stato domato se non per le fasi iniziali, per cui i cavalli in libertà verranno guidati attraverso questo paddock in un recinto più piccolo, dove poi in questo piccolo recinto noi insegneremo ai nostri ospiti come ci si approccia a un cavallo giovane attraverso delle tecniche come si dicono di rispetto del cavallo, attraverso delle dinamiche del branco, il classico catching game come chiamano negli Stati Uniti, cioè un gioco che si fa col cavallo dove lo si mette in condizione di essere preoccupato della presenza dell'uomo, ma semplicemente gli si dà comodità quando lui ci guarda e si avvicina a noi, e quando invece tende a fuggire in un recinto più piccolo lo si lascia muovere finché non capisce che solo guardandoci e fermandosi può riposarsi. Questo lo si fa senza stress, senza metterlo in condizione di ansia, perché tutte le volte che si avvicina un cavallo giovane per prenderlo, lui ci interpreta questo gesto come un gesto predatorio. Quindi ho insegnato, ho fatto vedere oggi a questi ospiti come a volte anche nelle relazioni tra persone, ascoltare l'altro, dargli lo spazio e di poter esprimersi e poi trovare un punto di incontro, una mediazione, sempre utile anche nella comunicazione tra persone. Quindi questo è un esempio di comunicazione non verbale che anche traslato nella relazione tra persone ha un valore, quindi è stata un'esperienza che è piaciuta molto ai nostri ospiti. Ma non è finita qui, per i più audaci ci sarà la possibilità di provare a salire in sella, oppure fare un giro in carrozza, o perché no, approfondire tutti quegli aspetti legati al benessere animale, quindi l'alimentazione, il veterinario, il maniscalco, perché comunque la gestione del cavallo sportivo, tutti gli aspetti che vanno curati assomigliano moltissimo a quella che è la gestione e l'analisi di un mercato nel mondo del lavoro. Nulla può essere lasciato al caso. Come sempre i nostri amici cavalli hanno sempre tanto da insegnare se li sappiamo ascoltare, con rispetto e senza coercizione. Così con loro, ma la stessa cosa si può applicare, come abbiamo avuto modo di vedere oggi, nel mondo del lavoro. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EcoTV Racconta.